Non è così semplice organizzarle, però sapete, lo champagne è la mia passione, il mio pallino a cui ho dedicato gli ultimi 4-5 anni della mia vita a livello, non è stato faticoso, però insomma è stato che è una ricerca abbastanza intensiva, faticosa nel senso che purtroppo le occasioni di assaggio sono poche, quindi capisco, mi fa piacere che siate qui, però è anche vero che non è che ci sono tantissime serate in cui si può assaggiare champagne, sono prodotti che vanno capiti, bisogna un po', diciamo, berne per cominciare a dire qualcosa e soprattutto vanno bevuti un po' durante tutto l'anno. Invece questo qui è il momento in cui tutti programmano, lo comprano per Natale, ma magari durante l'anno ce lo scordiamo. Si dice per il prezzo, in realtà poi se si va a vedere, insomma, dai 25 euro in su si trova di tutto, quindi in realtà a volte è proprio che siamo un po' prigionieri dell'idea dello champagne come momento eccezionale e non riusciamo a apprezzarlo, quando invece, come sono fortissimi francesi, ci amano ripetere, se il momento non è eccezionale diventa eccezionale perché apre un momento di champagne. Quindi queste cose sono sempre bello sentirle dire, ma in effetti è vero, voi pensate una volta che avete avuto champagne che è stato un momento e che ve lo siete scordato, cioè probabilmente è comunque legato al di là delle feste a momenti un po' particolari. Lo champagne è appunto il vino forse più complesso e più affascinante che esista, perché ha una storia particolare fatta di vedove, di principi, principesse, di zar, cioè nel corso degli anni hanno costruito una mitologia intorno allo champagne veramente a volte anche esagerata, però che non avrebbe avuto senso se non fosse stato in realtà l'aspetto più particolare, la qualità. Cioè voi immaginate questi vini qua giù, immaginate l'effetto che facevano nel 1700, quando tutti gli altri vini erano dei torbidoni imbevibili e questi invece arrivavano questi vini bianchi, puliti, frizzanti, che ti insomma. Chiaramente si capisce che il vantaggio competitivo di questi vini parte molto prima di quello a cui siamo abituati a pensare. Se Bordeaux parte nel 1800, qui si parte dal 1600, che è più o meno quando è nato come regione vinicola. Stasera ne assaggiamo quattro diversi, assaggiamo uno champagne immortale come Paul Roger nel millesimato 2002, un vino veramente destinato a, mi piace, un bambino appena nato, forse lui e lui non li sopravviverà come longevità in bottiglia rispetto a noi, perché quello va sui 100 anni tranquillamente. Sono, se dovete prendere uno champagne da lasciare in cantina, o Salon o Paul Roger, sono i due nomi da tenere in considerazione. Solo siccome Salon costa 400 euro e Paul Roger 70, allora compriamo, cioè, una bottiglia Salon e 6. Ecco, dicevamo, il varie tipologie di champagne, millesimato, addirittura uno dolce, Fleury, una particolarità, uno champagne dolce, e un Grand Cru di Chardonnay e un Chardonnay Pas d'Ossé. Lo Chardonnay sono un mio pallino, cioè il fatto che tra l'altro lo Chardonnay di Champagne è solo il 30%, siamo al nord, ma l'uva bianca di questa regione è solo il 30%, perché chiaramente l'uva rossa garantisce una produzione più costante, più struttura e quindi è più malleabile. Lo Chardonnay buono in realtà in Champagne scarseggia. La famiglia Gonet è proprietaria di alcuni ettari nei più grandi Grand Cru qui nella zona del Pont de Blanc, loro hanno sede addirittura a Menil, quindi le Menil sur Loger è la zona appunto dove viene fatto il Clos de Menil du Crug, dove viene fatto Salon, quindi probabilmente dove le uve non sono 6-7 euro al chilo, ma a volte anche quasi 10 euro al chilo, quindi veramente viti che fanno diamanti praticamente rispetto a, se pensate ai 70-80 centesimi di un chilo d'uva da vino Chianti classico, 7-8 euro al chilo con una produzione quasi tripla, quindi insomma, ecco, diciamo che è un altro mondo. Fare il contadino a champagne piacerebbe tanto anche a me. C'è la fila. Se volete pagate le tasse successioni, che da tempi Napoleone sono, c'è gente va in rovina per pagare le tasse successioni, quindi insomma è un ecosistema un po' complicato con le regole molto ferre, ma che ogni anno comunque le vendite portano sempre a cercare di ottenere la qualità più alta possibile. Dicevamo Chardonnay, in parte proveniente dalla Aube, che sarebbe la Champagne del Sud, zona che molti champenoise non considerano neanche Champagne, perché appunto siamo quasi in Borgogna, in realtà fa da polmone per tantissime grandi maison, perché c'è un clima un pochino più caldo, c'è meno gesso, però la produzione è più costante, quindi una zona molto interessante nella Aube. La metà del volume del Moncendone è fatto da uve che viene dalla Champagne del Sud, nonostante sia imbottigliato e presentato con i lustrini e per me piuttosto che altre zone, in realtà poi la maggior parte dell'uva viene
quella che gli dà sapore e sostanza viene la champagne del sud. Pochi vinificano la champagne del sud, ma tutte le aziende più promettenti, nuove, vengono proprio di lì. Qui dentro la metà è uva della champagne del sud e dall'altra parte la parte del nord, che è ideale per fare questa tipologia. Questa tipologia è la Padosé, una tipologia impensabile 50 anni fa, col clima di 50 anni fa. Ora col riscaldamento climatico si riesce ad avere un'uva talmente matura che si può fare a meno del dosaggio. Si può fare a meno, in realtà, quando l'avete assaggiato si rende conto che in realtà è un vino molto, molto acido, con l'acidità molto pronunciata, che non taglia proprio la lingua, ma che richiede un abbinamento adeguato. Noi abbiamo messo il Lampedotto, che c'ha la sua bella nota untuosa, grassina, ci siamo andati in salsa verde leggeri, delicati, perché la salsa verde rischia di tirare fuori l'amaro, bisogna stare attenti a metterci cose troppo amare o aspre o salate, perché viene fuori un po' il metallico, e quindi però ecco, la champagne è versata, gli abbinamenti ci si può veramente divertire. Altri aspetti di questo champagne, appunto il fatto che non ci sia il dosaggio, e il fatto che abbia appunto queste note comunque bellissime di maturità, che vanno dal lime, il cedro candito, un tocco di zafferano, note più fra il floreale e l'agrumato che col fruttato, anche perché il fruttato giallo, non so, la pesca, piuttosto le note di cocca più dolci, hanno bisogno di un po' di zucchero per venire fuori, oppure di uve Grand Cru. Dopo la parentesi piemontese che stiamo bevendo, ci dedicheremo a uno Chardonnay 100%, ma a Grand Cru, quindi da uve completamente Grand Cru, quindi un'altra maturità, e avremo tutt'altro vino, eppure in teoria è 100% Chardonnay, però la variabilità dello champagne è talmente grande che leggere di che uve è fatto praticamente è solo un terzo dell'informazione che dobbiamo avere per capire cosa ci troviamo nella bottiglia, perché champagne, ormai siete tutti esperti, venite spesso qua, sapete che non vuol dire nulla champagne in generale, perché non solo rosé, non so, una volta siamo divertiti a fare due o tre rosé, vi ricordate le differenze? Anche solo rosé si fa presa di champagne rosé, millesimato, rosé d'assemblaggio, insomma è un mondo veramente che non si finisce mai di scoprire. Sfumature sono a volte sottili, a volte più macroscopiche, ma ci sono, ed è bene conoscerle insieme. Un altro aspetto interessante di questo appunto è il finale, questa nota un po' nocciolata, un po' mandorlata, non ci sono tante note gessose, le cosiddette note minerali di ghiaia, di polvere bagnato, ma perché solo metà viene dal gesso, l'altra metà viene dalla zona Champagne del Sud, dove c'è argilla, calcare, c'è un terreno molto diverso da quello famoso. Anche lì i francesi sono bravi a vendere gesso bianco, gesso, come se fosse comunque, in realtà è una zona molto piccola, che poi però di riflesso si riflette su tutto il resto del territorio. Anche questo, sono molto bravi a venderci una cosa e a venderci e poi in realtà a farci comprare qualcos'altro.